Spazio fondamentale del nostro teatro è dedicato alla musica da camera, in particolare oltre alla giornata della memoria con l'ensemble Josef Suk, il 17 gennaio, abbiamo un fil rouge di tre: Trevor Pinnock, il più grande clavicembalista del mondo, col suo trio barocco. Avremo poi il trio Konradin, un trio inusuale, intorno a Beethoven e gli allievi di Beethoven, con clarinetto, fagotto e pianoforte. E il trio David, che proporrà un accostamento fra musica contemporanea e Johannes Brahms. Oltre a questo, la cameristica così ha una dimensione che assolutamente deve poi stare al pari con la sinfonica, proprio perché la musica da camera rappresenta poi di fatto l'80% della letteratura esistente e un teatro ne deve essere principale cultore in senso di archivio, di diffusione e di scoperta spesso.